Girl. Ma che cos'era quell'entità rossa? Non ho la minima idea. È sparita. Meno male. Sì. E ti ha bruciato il bioma anche. Sì, infatti la cosa mi dà parecchio fastidio. Come se è permesso di dare fuoco al mio bioma. Ma sei detto, non provare mai più a dar fuoco al mio bioma. Ti do fuoco. Cos'è sto schifo? La roba del Nether. Ma come si è permesso di rovinare il mio bioma in questo modo? Maledetto. Ci metterò delle settimane a togliere la lava. Primo, toglimi la lava, per favore, che adesso devo partire. È giusto, non ho salutato prima del viaggio. Devo andare a salutarlo. Non mi interessa. No. Dove vuoi andarlo a salutare? No, torna. Certo qui, che devo salutarlo. Partire. Frega niente, non posso andarmene via così. Metti che muoio in viaggio e che non l'ho neanche risalutato. E poi ci siamo dimenticate le uova di drago. Vabbè, allora a sto punto possiamo anche tornare. Esatto. Però uffa, te che devi salutare tutte le persone. Ma io non lo so. Primo, dove sei? Primo, ascoltami, lo so che stiamo insieme da poco, ma devi essere forte, io adesso me ne devo andare per un po' di tempo. Lui ha già le uova qua, mi scusi, ma io le avevo nascoste, com'è possibile sta cosa? Mannaggia lei. Arrivederci, Primo, ci rivediamo presto. Muoviti! Un attimo, ricordati che io ti amo. Ma è un gatto, muoviti! Oh, come rompi! Si può fare niente, ciao Primo! Ecco perché non ho un amore io, cioè, mamma mia. Non vorrei arrivarci a nuoto nel tuo regno, vero? No, non hai una barca? No, cioè c'è... Muffato! Ce l'avevamo una barca, ma se l'è presa Robrina. No, stai qua, arrivo. Eccola pure, cioè, non pure alloggia qui, pure prende le barche. Mamma mia. Wow. Ok, andiamo. La strada tanto la sai tu, no? C'è la bussola incantata, sì, che ci dirà dove dobbiamo andare. Sì, tranquilla, ci penso io, che sono magica, sono di ghiaccio, vuoi mettere? Che belli quei polipi. Belli, molto sexy. Ok, si vola! Uè, ragazzi, se quando torno la barca non è finita, vi ci mando voi nel ghiaccio, esiliati con Frost Girl. Sì, davvero, veramente. Quanti mesi è che è ancora lì? Non si è neanche costruita di un cubo, io dico. Sono rimasta così, io boh. Sì, schiavi inutili. Sono rallentati, veramente, non so più che fare. Forza, dai così tante attenzioni a Primo, e Primo si illude, dice, vabbè, io ormai diventerò il re, non lavoro più. E invece no, non è così che funziona. Non mi sembra per niente una scorciatoia questa, 2 ore che stiamo camminando. Donna di poca fede. Ok. Ma freddissima! Mamma mia! È neve. Mamma mia, come fai tu a vivere in un posto del genere? Non ci crescerebbe neanche un fungo. Secondo te perché sono tutta di ghiaccio? Che schifo, tutto bianco. Beh. Ma ci sono... Oh, che cosa sono questi conigli? Non li avevo mai visti dal vero. Sono dei coniglietti, ti piacciono? Ma sono carinissimi. È bella la neve, sembra zucchero a velo, ma è gelida. Non mi piace. Gelida, ti troverò qualcosa per riscaldarti. Sì, grazie. Spero che nel tuo castello ci sia un po' di riscaldamento da accendere. Io sono abituata a un clima caldo e umido, non a questa cosa qui secca e fredda. Il mio affidato assistente di mille avventure che mi sopporta ogni giorno per la mia freddezza, lui non è che sopporti molto il freddo, è tipo cappellino, sciarpa e guanti, poverino, cioè c'ha freddo. Meglio se mi dai ti qualcosa. Ti sei già raffreddata, sei incredibile. Mi raffreddo presto ghiaccio, se non mi dai qualcosa da vestire. Ghiaccio e finalmente il mio castello. Benvenuta nel mio castello. Wow, ma è grandissimo, non come quello schifo pieno di spifferi. Ma chi è quello? Ugo? Ma Ugo, che ci fai al mio posto? Cosa credi di fare il re quando non ci sono? Ma guarda te, questi gatti di oggi che fanno... Mamma mia, io non ho parole. Cosa stai facendo, Ugo? È inutile che vai in panico.
Dove scappi, Ugo? Torna qui! Ma se... ma io non lo so. Mamma mia, sti gatti di oggi, veramente. Ma ti guarda te, ma l'hai visto, no? Ma smette lì la corona e pensa di fare quello che vuole. Ma io, mamma mia. Chissà dove è andato. Ma no, vabbè, è normale, fa sempre così. Comunque adesso vado a vedere se c'è una sciarpa, un cappellino suo che ti posso dare. Ma anche un cappotto di lana, se possibile, che sto congelando. Un po' meglio qui dentro, ma insomma si gela. Sì, hai ragione. Allora, la prima cosa, a parte trovarti i vestiti, dobbiamo andare nel mio laboratorio. E i vestiti non so dove trovarteli. Se magari Ugo mi sente, deve portare. Mamma mia, ci sono anche i mostri. Cioè, non è neanche disillustrato qui. Io non lo so che problemi ha il suo gatto. Il degrado, prof. Appena te ne sei andata tu, il degrado. Veramente. Allora, qua c'è la mia libreria, ma quello che ci interessa è qui sotto. E ho notato che c'è molta acqua qui intorno. Quindi il fatto che sia stata così lontano dalla mia città ha causato un bel po' di cose. Allora, benvenuta nel mio mondo, dove passo la maggior parte del mio tempo qua. Mi piace questo mondo, pieno di libri. Sì, pieno di libri, creature magiche. Guarda, questa è una rara specie di non so cosa. Cioè, in realtà è nuova, dovevo esaminarla, però alla fine sono andata via dal mio mondo magico. Ma che diavolo! Sono creature carine, simpatiche, non trovi? Beh, se non ti staccano un dito quando ti avvicini, suppongo di sì. No, non fanno niente, sono innocue, però preferisco tenerle lì perché non voglio che scorra. Vabbè, qua c'è la mia collezione. Perché umido, perché volevo un po' di umidità. Ah, lo capisco. Vabbè, qui ci sono i miei oggetti strani nelle mie varie avventure. Si muove? Mondi. Quello si muove, che diavolo è? Sì, non credo che tu voglia saperlo. Qua ci sono pietre rare, delle cose magiche. E qua è il mio... Sì, non notare questo fumo verde che gira intorno, è che ho fatto un errore nell'ultima cosa, incantesimo. Allora, la nostra prima preoccupazione è come far crescere i draghi. Sì, e poi trovarti anche qualcosa da metterti addosso, che adesso te la trovo. Quindi, magari. A te ti consiglio... ti do un compito molto importante, ovvero devi andare nella sezione animali preistorici rari e cercare i libri sui draghi. Ma io non ho idea di dove sia la sezione degli animali preistorici. Sì, neanche io, sai, che non mi ricordo neanche io. Ah, fantastico. Quindi devi scegliere tra qui sotto o sopra, sai, questi anni con queste collezioni, con questi studi, non so neanche più dove ho messo le cose. Dunque io vado a cercarti una maglia. Ok, grazie. A dopo. Buona ricerca. Non riuscirò mai a trovarlo. Fraschiorle, non riesco a trovarlo il tuo maledetto libro, dove l'hai messo? Non ci capisco niente, tutto scritto in lingue strane, incomprensibili, se non ha... Ugo? Ciao, Ugo. Ecco dove ti hai nascosto. Ciao. Grazie, mi hai portato i vestiti, molto gentile, effettivamente ne avevo bisogno. Ah, mi sento meglio adesso. Grazie mille. Come ti trovi qui nella casa di Frost Girl? E perché ti eri messo a sedere sul trono con la sua corona in testa? Ma scusami, non ti volevo mettere in imbarazzo, torna qui! Ma perché non mi puoi rispondere alle domande che ti faccio? Non sai parlare? Ah, ok. E perché Frasco non ti insegna a parlare? Ma come mai hai un occhio verde e uno azzurro ghiaccio? No, scusami, non volevo metterti in imbarazzo, mi dispiace. Oh, non so neanche fare conversazione. Perché Ugo si è messo a correre come solo lui sa fare? E gli ho chiesto perché ha gli occhi di colore diverso ed è scappato. Ah, per sbaglio l'ho congelato e sta facendo fatica a scongelarsi e quindi si è danneggiato l'occhio. Ma lo stavo accarezzando, non l'ho fatto apposta. Ma poverino, ma dai! Infatti, prima aveva anche l'orecchio bianco, per sbaglio, ma è dettaglio. Ah, vedo che ti ha portato le cose sì, per coprirti. Sono... Vabbè, che bravo che è Ugo. Sono vestita finalmente, avevo un freddo. Hai trovato il libro? No, non ci si capisce niente, ho trovato solo questo schifo, ma non so se è questo. Fai vedere? Sì, hai azzeccato. Davvero? Sì. Di 50 libri sono riuscita a darti quello giusto? Sì. Ma che strano.
Sì, in poche parole mi sono fatto un promemoria con scritto: secondo te come si devono accudire delle uova? Pensa da madre. Ma non è... sono molto intelligente. Ma tutta sta fatica per trovare un appunto scritto male. Ma io veramente. Ma... se non fosse che non so la strada, me ne vorrei tornare nel mondo dei funghi. Guarda, almeno non starei qui a dover morire di freddo. Allora, beh, teoricamente dobbiamo fargli una tana, un posto dove si possono schiudere e dove possono avere tutto lo spazio per... Cioè, tu sei mai stata madre? No. Perfetto, allora facciamo tutto. Cioè, Ugo per me è come un figlio, però non so se è la stessa cosa. No, non credo che sia proprio la stessa cosa. Tu non congelarlo questo drago più di quanto non l'abbia già congelato. Già, ormai credo che sia diventato un piccolo cubetto di ghiaccio. Ormai è morto, secondo me. Oh. Non farmi mai più fare una cosa del genere. Perché? Okay. No. Odio. Vuoi un bicchiere d'acqua? Quel paese, tu il bicchiere d'acqua. Sicura? Cioè, se vuoi, tieni. Grazie. Di nulla. Grazie. Non ti serve botte, ti ci prendo questo bicchiere. Comunque grazie. Credo che dobbiamo fare ancora altri piani. No! Sto scherzando. Ti pare? Credo che questa stanza possa anche andare bene per due draghi. Ah, lo spero, perché non ce la faccio più. Non sono abituata alle salite. Ma chi è sto schifo di saliva? Vabbè, senti... Tieni, piazza le uova. Va bene, piazziamo sì, le uova. Sì, dico che se buttiamo giù questa parete possono anche spiccare il volo. Poi dico alle guardie di fare... un bel nido qui, sì, qui in centro, bravo, dove stai mettendo le uova? Ecco, fatto. Sì, ci sta. Tanto secondo me il tuo drago è morto congelato, poverino, mi sa che per colpa tua. Ma non è morto congelato, c'è già Ugo che lo congelo ogni volta per sbaglio, poverino, è ancora vivo, mio povero tenero Ugo. Ma povero Ugo, ma lascialo vivere ogni tanto, non è che tutte le volte che lo tocchi devi trasformarlo in un polaretto. Ma è il mio bambino, Ugo, ma è il mio tenero dolce tesorino, ma ti pare? Ma che bello che è il mio povero Ugo, è un po' congelato, non è ecco che è brutto, è più bello di prima. Ma dobbiamo covarlo, secondo te? Ti sei messo... No, chiedo, dobbiamo covare? Se vuoi provare a stare lì gruppo, se vuoi ti do anche il mio, così tu fai la mamma, io faccio il papà, no, e siamo a posto. Coviamo tutte e due. Ma no, io sto bene così. Piuttosto mando Ugo a covare il mio uovo, ma ti pare? Va bene, mandiamo Ugo a covare allora. Sì, dopo dico a Ugo di venire qua e controllare le uova. Credo che Ugo sarà felice di diventare mamma.